Moscello Sant'Angelo diventa capofila di un'iniziativa volta al rispetto dell'ambiente da un lato e al risparmio delle casse comunali dall'altro, dimostrandosi così virtuoso e lungimirante. L'iniziativa punta a trasformare ogni festa di paese o manifestazione culturale e gastronomica in una ecofesta alla quale tutti dovranno d'ora in poi attenersi. L Attenzione particolare a come consumiamo e all'attenzione nel consumo consapevole delle risorse. Collaborazione con la Regione per un progetto fondamentale. A mio avviso, perché dai piccoli gesti come quelli del rispetto nella festa di paese, si riesce poi a fare politica ambientale a, alto, a più alto livello. Contenitori e stoviglie biodegradabili, semplicità di smaltimento e soprattutto un'opportunità di risparmio per tutti coloro che sapranno rispettare il Vademecum stilato dal Comune. Per totalizzare punti che si trasformeranno poi in fondi erogati dall'amministrazione. I Contributi saranno distribuiti in maniera equa e soprattutto tenendo conto di alcuni valori. Il primo. L'utilizzo di stoviglie biodegradabili, il secondo, l'attenzione all'ambiente e alla raccolta differenziata, il terzo, non meno importante, l'utilizzo di materiale a chilometro zero, ecosolidale, biologico, un'attenzione quindi totale all'ambiente che va sia dalla produzione del rifiuto ma anche dalla produzione dell'alimento. Chilometro zero vuol dire meno trasporto, vuol dire meno inquinamento e vuol dire appunto una maggiore attenzione all'ambiente. Il regolamento che abbiamo stilato partirà, avrà effettivamente, eh, sarà effettivamente in vigore dal primo di ottobre e coprirà l'intero anno e le associazioni che vorranno realizzare un'ecofesta dovranno presentare un rendiconto al Comune con tanto di fattura e di materiali acquistati e a quel punto noi riusciremo a erogare contributi fino al tetto massimo stabilito in proporzione a quello che è il punteggio.